La cosa più rilevante è che c'è un'attenzione finalmente sui dati, la raccolta dei dati e i sistemi di integrazione tra piattaforme diverse, e abbiamo la consapevolezza che attraverso una migliore gestione dei dati noi si possa realmente intervenire su tutte quelle difficoltà che attualmente il sistema sanitario ha. Quello su cui la Società Italiana di Neurologia che rappresento ha posto la propria attenzione e la preparazione di chi i dati li gestisce, cioè gli operatori sanitari, tra le varie forme, diciamo gli specialisti in neurologia, perché all'interno di questa vasta comunità diciamo che la formazione e la preparazione non è ancora sufficiente per poter standardizzare e armonizzare la raccolta, l'input e anche la gestione stessa dei dati in senso molto ampio. Noi abbiamo avviato un percorso di certificazione che vorremmo presentare ad Agenas quanto prima. Io spero che questo rappresenti un modello su cui discutere, non sarà il modello perfetto, ma è una base di partenza per arrivare là ad avere una comunità di medici specialisti in grado di poter contribuire alla raccolta intelligente e diciamo adeguata dei dati stessi.